Welcome to Console Generation. On the red corner, Andrea Facchinetti. On the blue corner, Raffaele Cinquegrana. On the mic, back in time. Siete su Console Generation, questo è Hyper Street Fighter 2 Remix. Giochi, bentornati a Console Generation Live. Un saluto da Andrea e da Raffaele. Un altro venerdì insieme, 22:30, per parlare di videogiochi, news, anteprime, recensioni, in questa mezz'ora che ci vede ormai alla terza stagione a parlare della questa passione che ci piace tanto, Raffaele. Esatto, altro che passione, questa è proprio una passione, nel senso che ci fa patire. Vabbè, a parte gli scherzi, è sicuramente una cosa che ci accomuna e spero che accomuni anche tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso anche su Como Radio. Allora, oggi è il 17 gennaio 2014, la musica di apertura che avete ascoltato era appunto un remix di Hyper Street Fighter 2. Il tema era di Guile, lo spazzolone militare americano che ne picchiava, e anche di santa ragione, quello che faceva Sonic Boom. Sonic Boom. Vi ricordiamo gli indirizzi per stare con noi: la mail è info.consolegeneration@gmail.com. Potete scriverci o dirci la vostra in merito al nostro mondo che ci piace tanto, e anche il vostro. Su Twitter siamo già collegati per parlare insieme a voi, perché l'indirizzo è @consolegenerati. Potete dirci in diretta tutto quello che volete. Como Radio è la radio che ci permette di andare in onda. Noi ringraziamo, siamo la seconda puntata su questa emittente che ci ha dato la possibilità di stare insieme a voi e parlare appunto di giochi, ma anche la musica dei videogiochi, perché radio è anche musica, e videogiochi è arte e anche musica appunto. Spreaker è un altro canale che ci permette di andare in onda, e poi iTunes Podcast, la possibilità di scaricare le puntate e abbonarsi gratuitamente. Infine, su YouTube, le video puntate che vedrete anche su Como Radio nelle prossime ore all'indirizzo Console Generation IT. Allora, vogliamo ricordare un evento molto importante, Raffaele. Di che si parla? Parliamo di una mostra, perché dal 18 gennaio fino al 2 di febbraio ci sarà a Besozzo, in provincia di Varese, una mostra che ci vedrà coinvolti il 25 di gennaio alle 17 presso la sala mostra in via Mazzini 4, insieme a
Game Art Gallery e gamesearch.it. Quindi saremo a parlare insieme a chi vuol partecipare in diretta di violenza, di videogiochi e questa cultura che comunque è sempre più presente nelle vite di tutti noi. Mi raccomando, non mancate, se abitate in zona, pure se avete voglia di farvi qualche chilometro, siamo lì. E tra l'altro ci sarà la mostra appunto Play the Game, che partirà molto prima, quindi non soltanto il 25, ma partirà un po' prima, ovvero dal 18 gennaio, quindi è già in... Parte domani, esatto. E finirà il 2 di febbraio 2014. Per avere informazioni maggiori andate anche sulla nostra pagina di Facebook su Console Generation, e se siete dalle parti di Varese fate una cappatina, ci fa piacere commentare insieme a voi questa mostra. Raffaele, che cosa vogliamo fare? Partiamo subito con le news? Beh, direi di partire con le news, perché è il piatto forte di Console Generation. Partiamo con le news e parliamo subito di una cosa molto molto interessante. Per chi segue i videogame, scusate, sa che nel corso del 2013 è stata Xbox 360 la console casalinga più venduta nel Regno Unito. Qui ogni tanto parliamo di mercato che non è soltanto il mercato globale o quello italiano, ma anche il mercato estero. Stando ai dati di ChartTrack, la console di Microsoft ha battuto sia la rivale PS3 che le due nuove arrivate PlayStation 4 e Xbox One. Però è Nintendo, attenzione, che sta lì quata quata, ma in realtà continua a mietere, diciamo, successi, però grazie alle portatili, perché ha conquistato il primo posto grazie proprio a 3DS, 2DS e 3DS XL. E Andrea, Wii U che fine ha fatto? Wii U non l'hanno neanche menzionata, però c'è da dire una cosa, che le console Next Generation, quindi le nuove console con la grande potenza Xbox One e PlayStation 4, sono uscite diciamo a novembre, quindi non hanno potuto avere la fortuna di tanti mesi alle spalle. Però, e costavano anche molto di più, ovviamente. Però 360 si difende ancora bene, grande console. Parliamo invece di Capcom, la casa che fece Street Fighter per gli appassionati di videogiochi, pensa ai social in tutti i prossimi giochi. Dice appunto: noi di Capcom vediamo i giochi social come un mezzo per facilitare la comunicazione tra gli utenti e qualcosa in cui monetizzare ed elementi di gioco sono coinvolti. Da questo punto di vista riteniamo che tutti i giochi saranno fondamentalmente social in futuro. Non lo so, Raffaele, a me questa cosa del social anche nei giochi ci può stare per comunicare, ma la parte di monetizzare, microtransazioni, non so, tramite social, compro qui, boh, non lo so, non mi piace tanto. Ma a me monetizzare. A me sembra che non mi dia niente dal punto di vista del gioco, proprio del giocare. Certo è che la parte social ormai rappresenta una componente importante della nostra vita, e quindi probabilmente tanti utenti saranno contenti di poter condividere la loro esperienza, però come dici tu, il monetizzare, ma staremo a un pochettino a vedere. E invece parliamo di PlayStation Vita, la console portatile di Sony che, diciamo, non se l'è passata molto bene, nonostante le caratteristiche tecniche erano e sono tuttora veramente molto 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 molto, molto belle. Sony ha fatto una sorta di autocritica, ha criticato proprio la strategia che tenne al lancio di PlayStation Vita, ha detto che è stata la causa principale alla base delle vendite deludenti. A parlare per conto della società è Fergal Gara, che è il Managing Director di Sony UK, intervistato da Video Game 24/7. Cosa dice? Dice: in tutta onestà speravamo in vendite più elevate. Il mercato in cui Vita ha fatto il suo debutto era più complicato di quello per cui fu inizialmente pensata e progettata. I giochi sui tablet e sugli smartphone hanno cambiato il panorama e la gente non può portare troppe cose con sé nello stesso momento. Quindi, hai capito, Andrea? Tablet e smartphone hanno messo i bastoni fra le ruote di PS Vita, ma... chissà perché 3DS invece ha venduto e ha venduto bene. Sembrerebbe forse così di prima acchito che PlayStation Vita è fatta un po' più per hardcore gamer, perché appunto la qualità e le caratteristiche tecniche permettono di visualizzare videogiochi quasi a livello di PlayStation 3, diciamo, PlayStation 3 in tasca. Dai, estremizziamo un po' il concetto rispetto a 3DS, che è molto valida ma un po' più casual, forse, Raffaele, a giochi un pochino più provati ormai nell'ambiente che prende un target di pubblico più ampio rispetto agli hardcore gamer. Tanto è vero che PlayStation Vita l'abbiamo criticata più volte perché ha tanti giochi che sono pari quelli di PlayStation 3. Esatto, e allora se ce l'ho su PlayStation 3 che cosa me la prendo a fare? Però comunque
Comunque, nella chat abbiamo Rino che dice: gran bella console PlayStation Vita. Ed effettivamente poi qualche gioco molto interessante c'è, ne stanno uscendo anche tanti adesso interessanti. Poi parliamo invece di Retro Studios, che è a caccia di personale per i suoi prossimi progetti. Tra poco capiremo e ricorderemo chi è Retro Studios. La software house potrebbe essere impegnata sul nuovo Metroid. Per chi è su console Nintendo sa di cosa stiamo parlando, perché mitico Metroid viene dai lontani anni 80, ha fatto successi un po' su tutte le console Nintendo, non può mancare anche su Wii U. Quindi per conto di Nintendo, Retro Studios starebbe diciamo in fase di ampliamento necessaria a portare a termine un progetto che potrebbe essere il prossimo Metroid per questa Wii U, che deve un po' decollare, però sta trovando anche qualche consenso. Dai, diciamo anche col lancio ultimamente di Super Mario, anzi come si chiama, di Super Mario 3D World, che è veramente un grandissimo gioco. Io credo che Wii U possa dare la paga proprio in termini di qualità anche alle console che a livello grafico invece sono superiori. E invece, parlando di previsioni del futuro, c'è Albert Penello. Andrea, Albert Penello, questo Penello Pecruz, sì, diciamo. Lo conosceremo bene perché le sentiremo parlare spesso. Questo lavora per Xbox, quindi per Microsoft, e ha offerto la propria visione di console del futuro durante il CES 2014 che si è tenuto a Las Vegas. Come riporta Xbox Wire, ha spiegato che l'idea che una console sia un dispositivo con una sola funzione è il passato. No. Il futuro è un client multitasking che richieda cioè un dispositivo che faccia più del semplice gaming a casa. Ma Penello, ma che stai dicendo? A pazzo? Perché se andiamo a vedere le console anche delle passate stagioni, leggevano i DVD, potevamo anche collegarci in internet, c'era già un browser anche su PlayStation 3. Esatto. C'era anche qualcosa social, vabbè, lasciamo perdere la meccanica, ma si poteva comunicare con gli amici, quindi facevano di più del solo gioco. Quindi, Raffaele, non ho capito. E quindi però questo Penello, vabbè, perché dobbiamo ricordare anche agli ascoltatori che Xbox One è uscita e non è proprio una console che fa di tutto, di più e fa anche il caffè. Cioè, per giocare su Xbox One ci vogliono parecchi e parecchi minuti rispetto a PlayStation 4. Quindi, Albert Penello, prima di inventarti la visione del futuro, ma pensa al presente, che ne hai di cazzi, da pelare, ne hai. Ma poi guarda il passato che ti spiega che veniamo lo stesso da quella parte. Dai, poi parliamo sempre di Microsoft, perché Larry Major Nelson. Major Nelson, proprio milizia di Microsoft, ha affermato in un post su Reddit di essere convinto che sia Xbox One che PlayStation 4 venderanno estremamente bene. Entrambe le piattaforme hanno avuto una grande partenza, ha commentato appunto. Sony ha fatto un buon lavoro e vanno elogiati. L'odio che infetta il settore del gaming sulla rete deve sparire. Questa cosa mi piace. Anche a me. Sony venderà uno sproposito, ha detto Microsoft. Noi venderemo uno sproposito, ha detto appunto Larry. L'industria sta andando bene e i consumatori, che tu odi come parola, hanno una scelta. No consumatori, appassionati, perché non siamo dei consumatori. Noi non consumiamo, anzi sì, il pad si consuma, però noi non consumiamo. Questi ci fanno fare la guerra a noi per scegliere cosa comprare e poi usciranno con la console insieme. Ti immagini, Raffaele? Che bella, ci fanno la beffa. Che bella roba. Però senti qui che beffa invece che hanno dovuto sopportare i giocatori di Battlefield 4, che ne so ragazzi qualcosa. Ve lo ricordiamo, già. Battlefield 4, questo gioco di guerra bellissimo, è veramente un gioco next gen come non lo si vedeva da tanto tempo. Ebbene, l'ultimo aggiornamento dei server sembra che abbia causato dei problemi, signori e signori, perché secondo quanto riportato ad alcuni giocatori, fra cui poi anche Andrea, e ho sentito anche un altro di amico che ha avuto lo stesso problema, tanti. Il gioco potrebbe ora essere piagato da un bug che in alcuni casi addirittura impedisce di ritornare in partita dopo che siete morti. Cioè, avete capito? Dovete chiudere la partita e rientrare e riaprire una nuova partita. Ma dove siamo arrivati? E lo stesso problema è stato segnalato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quindi, come dire, mal comune in mezzo Claudio. Povero Claudio. Più o meno, però ci sono appunto partite multiplayer di Battlefield 4 che arrivano anche quasi a un'ora di gioco. Quindi se dopo un minuto, perché le morti sono molto frequenti con tanti giocatori, più di 50 minuti a stare alla finestra non è proprio il massimo. Parliamo di Sega, perché è una casa che a noi sta a cuore particolarmente, per chi ci conosce, ha diffuso nuovi elementi in merito a Yakuza Ishin. No, ho sbagliato. Si chiama Yazuka Ishin.
capitolo Next Gen è Yakuza, Andrea. È Yakuza. Hanno scritto male, hanno scritto male. Yakuza, dai. L'atteso capitolo Next Gen in arrivo esclusivamente su PlayStation 4. La serie è stata rilasciata infatti sempre sulle precedenti console Sony. A livello tecnico il gioco girerà a 1080p nativi, speriamo, e a 60 frame al secondo costanti, mentre il touchpad del DualShock 4 potrà essere sfruttato per consultare e interagire con la mappa. In Yakuza si potrà sbloccare la modalità denominata Bakumatsu Tour, grazie alla quale, agendo sul tasto Share, vi ricordate il tasto che c'è sul joypad di PlayStation 4 per condividere foto e video, potremo inviare live le nostre partite o in alternativa uploadare video e foto in game. Ma sì, ma si può fare comunque al di là di Yakuza. L'uscita di Yakuza per PlayStation 4 è fissata in Giappone inizialmente per il 22 febbraio prossimo. Purtroppo non sono state diffuse informazioni riguardo ad un possibile arrivo del gioco in Occidente. Arriverà, ma di solito arriva con tanto ritardo. E non è detto che arrivi, perché l'ultimo episodio di Yakuza, quello con gli zombie, se non sbaglio, non è arrivato in Occidente. Yakuza è uno di quei giochi open world che è ambientato in Giappone, molto legato alla cultura giapponese. Ne hanno rilasciati un po' qui anche in Italia e a me sono piaciuti parecchio, però probabilmente il gioco non vale la candela. Diciamo che a livello di guadagni non hanno incassato un granché. Cambiamo console, cambiamo piattaforma e parliamo di Drive Club, che è un'esclusiva per PlayStation 4. Dopo i malumori derivanti dall'ennesimo rinvio di questo gioco, che è un gioco di guida, almeno sul suono nipponico, perché il gioco doveva uscire il 22 febbraio, però poi è slittato di nuovo, Sony ha finalmente promesso di svelare la data di uscita entro breve tempo. Quindi? E quindi non si sa. Entro breve lo sapremo. Comunque, nonostante tutto, il colosso nipponico si è detto estremamente soddisfatto di come stanno procedendo i lavori e ringraziando pubblicamente Evolution Studios per i risultati finora ottenuti. E ci mancherebbe che cazziasse pubblicamente come dovrebbe fare l'Evolution Studios. Immaginati Sony che dice alla stampa: quei incapaci, incompetenti di Evolution Studios non sanno programmare e quindi dobbiamo ritardare Drive Club. Beh, c'è da dire una cosa. Magari è la verità. A parte Need for Speed Rivals per PlayStation 4, però sulla nuova console di Sony non c'è ancora una simulazione di guida, perché con questo Drive Club che è stato posticipato, diciamo che chi ama la guida come me non può giocare altro che a Need for Speed Rivals, che non è proprio simulativo, diciamo che è più dedito all'arcade. Poi parliamo invece sempre in casa Microsoft, perché Official Xbox Magazine ha pubblicato un articolo su Raffaele, Watch Dogs, riportato da GamePur, che accenna, anche se in maniera generica, alla data di lancio dell'atteso open world di Ubisoft. Vi ricordiamo che questo gioco sembra, possiamo dirla così Raffaele, un po' un GTA super tecnologico, perché per chi non conoscesse questo titolo, appunto si tratta di una città open world dove possiamo andare a fare tutto quello che vogliamo e con lo smartphone del protagonista controllare tutto ciò che è tecnologia. Qualsiasi cosa che ha corrente potete controllare e fare i casini. Questo gioco, già dalle immagini che sono in rete già da circa un anno, è attesissimo. Non vorrei dire il titolo più atteso del momento, ma si parla appunto da Official Xbox Magazine di un certo marzo come data di lancio. Quindi si stanno sbilanciando un po' anche in casa Microsoft. Dovete sapere, cari ascoltatori, che Andrea acquistò e anzi preordinò con largo anticipo PlayStation 4 soltanto per giocare a Watch Dogs, per poi scoprire cosa, che un certo giorno gli hanno ritardato il lancio, e quindi lui è rimasto completamente a bocca asciutta e quindi adesso sta giocando a Battlefield, eppure Battlefield non va bene perché si inchioda. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Direi proprio di sì. Andiamo avanti con una news e parliamo di Rockstar Games, perché lancerà una campagna che si chiama Giocare Pulito e, se non verranno rispettate le regole, la Software House si arrogherà il diritto di bloccare anche a tempo indeterminato i cosiddetti cheaters. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando naturalmente di GTA Online, Grand Theft Auto Online, questo gioco che ha riscosso tantissimo successo, ma che vede tantissimi giocatori che barano, che vogliono barare, guadagnare soldi, esperienza di gioco senza faticare fondamentalmente. Allora Rockstar cosa ha detto? Benissimo, voi barate e io vi cancello, io vi annullo, io vi macello. E quindi state attenti, ragazzi. Il gioco è bello quando è quando dura poco. Quando è onesto, quando si gioca tutti quanti insieme per divertirsi, come diciamo noi, no? Beh, ma pensa, perché è proprio una forma di tutela anche per gli altri giocatori, perché immaginate chi non ha diciamo barato si trova a fare ore e ore di gioco per poter guadagnare, non so, dei livelli, dei bonus, e magari qualcuno con un paio di stratagemmi riesce a sbloccare tutto in 5 secondi. Non è proprio corretto. Raffaele, che cosa ci dicono i ragazzi
ragazzi in chat, ci stanno segnalando... Stavano commentando appunto la news di Yakuza, dove si diceva arriverà, magari se arriverà in ritardo, e sarà soltanto in inglese, perché effettivamente tutti i capitoli precedenti di Yakuza sono stati pubblicati soltanto in inglese. Però comunque, alla fine, un po' di inglese non fa mai male, dai, lo studiamo a scuola, quindi riusciamo a barcamenarci. Se fosse stato in giapponese, allora sarebbe stato un bel problema. Tra l'altro, è veramente anche quello un gioco un po' open world, con dei minigame anche, Raffaele, no? Ricordiamo Yakuza, che aveva proprio queste sessioni di gioco dove ci si può anche perdere, perché immaginate di girare in Giappone per andare a fare ammazzate, comunque seguendo una storia, una trama a mo' di film, potete entrare dentro un casinò, dentro un supermercato, insomma potete fare un po' tutto quello che vi pare, e a volte, Raffaele, ci si perde davvero in contesti di minigame che sono, diciamo, di contorno al gioco, con tanto di minigame anche un po' pruriginose, perché ci sono questi bar particolari dove andare e tentare di gestire un po' questo, come dire, questa specie di bordello, ecco. Sì, un po' di bordello. Parliamo di Ubisoft, che ha annunciato che si occuperà di sviluppare una versione next gen, appunto Xbox One e PlayStation 4, del celeberrimo puzzle game Tetris. A me piace tanto Tetris, Raffaele. Per chi ha visto il video che mi vede, diciamo, doppia intervista io contro il buon Raffaele, ho ricordato che Tetris 2000 per Dreamcast non riuscivo a passare un livello e ho spezzato il CD dalla rabbia, quindi non prendete per esempio questa cosa, ma Tetris mi piace comunque. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, a parola di Hank Roger, direttore generale della Tetris Company. Immaginati che è costruita proprio l'avranno fatta sicuramente così. Si è detto sicuro che Ubisoft saprà sviluppare uno dei migliori Tetris di sempre. Io posso capire che next gen abbia grande grafica, grandi effetti, però Tetris è sempre Tetris, voglio dire, la dama è la dama, gli scacchi sono gli scacchi, è dura. Beh, no? Io mi immagino che in questo nuovo Tetris ci possano essere dei blocchi che cadono dall'alto e tu devi posizionarli e comporre le linee per evitare di arrivare fino alla fine dello schermo, eh. Secondo me ci sarà questo concetto particolare. Dico. Si può anche dire che su Tetris ci sono state anche le versioni per smartphone, appunto dispositivi mobili, dove c'erano tantissime extra come minigame o diverse opzioni per poter tirare avanti questo gioco, che comunque forse proprio nella sua semplicità è geniale. Beh, era il classico gioco che quando uscì con il Game Boy, e ti parlo ormai di 20 e passa anni fa, o più o meno quando era il classico gioco, dicevo, da bagno, perché tu te lo portavi quando andavi in bagno e ti mettevi a giocare, rimanevi una mezz'oretta e ti venivano le emorroidi. Possiamo ricordare che è stato uno dei titoli veramente di grande successo del primo Game Boy, ha venduto uno sfracello, anche perché era in bundle, però chi non può non ricordare Game Boy con Tetris. E infatti Rino in chat ci dice: la migliore versione di Tetris, ricordiamo che è quella per il primo Game Boy, esattamente. E Pasquale invece, sempre in chat, ci fa notare una cosa abbastanza particolare, perché nonostante Tetris sia un gioco anche, come dire, fatto per un pubblico più ampio, per Wii U non è previsto al momento. E anche su Wii U sarebbe interessante, perché hai il touchscreen, te lo puoi giocare anche sul tuo pad, e invece soltanto Xbox One e PlayStation 4. Chissà perché. E invece diamo una bella notizia per tutti i giocatori di Killzone Shadowfall, perché riceveranno presto due nuove mappe multiplayer gratuite. E queste arriveranno con un aggiornamento che divulgato a breve. Questa è una bella news, perché di solito le mappe si pagano, e si pagano anche parecchio. Averle gratuite, due nuove mappe, sicuramente è una bella novità. Per chi non è espertissimo del mondo dei videogames, ricordiamo che per esempio in questo Killzone Shadowfall avere mappe gratuite, oppure in altri giochi, ormai va per la maggiore appunto pagare. Immaginate di acquistare un bel gioco a 60 euro e poi, se volete sbloccare per esempio in Forza Motorsport auto oppure circuiti per esempio, dovete pagare ancora soldi. Quindi fate attenzione quando acquistate un videogioco, non si ferma a soli, per dir soli, 60 euro, ma ce n'è ancora da spendere anche in futuro. Queste due mappe in particolare si chiamano Cruiser e Hangar, non sono delle mappe create, diciamo così, ex novo, ma si rifanno a dei livelli che sono state che avete già visto durante la campagna single player, quindi hanno ripreso delle ambientazioni e ne hanno creato un livello multiplayer, giusto per riuscire a incrementare
l'appetibilità, diciamo così, di questo titolo online. Raffaele, potrei dire che la bomba della settimana si è avvicinata a questa puntata. La bomba della settimana! Di che cosa parla? Parla di una cosa che a noi interessa particolarmente, direi, vero? Proprio di sì, perché la casa del porco spino Sonic, sempre Sega, potrebbe non essere interessata a far proseguire la serie Shenmue. Shenmue era un videogioco per console che si chiamava Dreamcast, una console delle fine anni 90. Era un, diciamo, un gioco open world, uno dei primi giochi open world, anche questo ambientato in Giappone, che ha, ha fatto due capitoli, appunto Shenmue e Shenmue 2. Però la storia, la trama è stata troncata perché non è assolutamente finito. Immaginate di andare al cinema e vedere un film e a fine primo tempo finito, uscite dalla sala perché non c'è più film. Quindi ci ha lasciato un po' così Shenmue. Ci sono tantissimi fan sparsi per il mondo, tra cui noi e sicuramente anche voi appassionati di videogiochi, che vorrebbero vedere rifiorire il prossimo futuro di Shenmue. Alcuni di questi hanno dato vita ad una petizione via Facebook alla pagina Shenmue 500K, che a quanto pare ha trovato l'appoggio niente meno da parte di Sony, dicono appunto. Addirittura, sì, vi ricordiamo che Sony e Sega al tempo erano anche rivali. Sì, è vero. Dicono con appunto: grazie Sony per averci ascoltato, per favore salva Shenmue. Si legge in una foto collage che trovate sulla pagina appunto di Shenmue 500K Facebook. Che l'asse giapponese Sega Sony possa portare a qualcosa di buono per la saga di Yu Suzuki. Yu Suzuki è il creatore del gioco appunto, e quindi si cerca di fare man leva a portare avanti il terzo capitolo. Molto difficile, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, anche per noi, Raffaele. Che... io sono uno di quelli che ci è rimasto malissimo, perché Shenmue me lo sono goduto talmente tanto. Il 2 ha una storia che mi aveva catturato, praticamente arrivavi a un certo punto a scoprire dei segreti particolari su quella che era la storia di tuo padre e di quello che l'aveva ammazzato, perché all'inizio del gioco inizia che ti ammazzano il babbo, e arrivava e diceva ok, to be continued, e invece non è più continuato. Perché non è più continuato? Perché è costato veramente tantissimi soldi. E ragazzi, le vendite non sono state quelle propriamente attese. Raffaele, siamo in tempo per la Resident Evil Curiosity. E vai! Eccotela. Sul blog Lego Educational Resource si trova una galleria di personaggi di Resident Evil realizzati con i famosi mattoncini, che tutto si può dire tranne che educational. Certo che sono davvero fatti bene, Raffaele. Ci sono zombie dipinti con sangue e è strano vedere i Lego, che sono sempre carini, comunque messi in chiave fanciullesca, essere per Resident Evil. Quindi i videogiochi vanno veramente dappertutto. E direi che possiamo ricordare comunque il brano di chiusura che stiamo per mandare in onda. Raffaele, di che si tratta? Si tratta di Jet Set Radio Future. Il gioco è uscito ai tempi per Xbox e il brano si chiama Hail 10. È uno dei miei giochi preferiti, dove andavi a pattinare anche qui in un livello open world. Allora, gustatevi il brano. Raffaele, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che io sono molto bravo a fare la voce di Resident Evil. Volevo farlo ascoltare anche agli ascoltatori di Como Radio. Di Como Radio. Sentite qua. Resident Evil. Ragazzi, è proprio un mezzo zoom. Ok, allora vi lasciamo adesso ascoltare questo brano e vi ricordiamo che siamo su Console Generation Live venerdì prossimo 22:30 qui su Como Radio, su Spreaker, e state vicino alla pagina di Facebook per avere tutte le notizie in merito. Un saluto da Andrea e da Raffaele. Mi raccomando, giocate! Ciao. And in my bloodshot, I thought I can't see. Is everything's fine? With a turning stomach, running thoughts through my head. Hello, Alison. I wanna hold your hand. I haven't been the same man since I saw you coming in. Let's have a toast to the girl in aisle 10. We need some help and out. Hello, Alison. I wanna hold your hand. I haven't been the same man since I saw you coming in. Let's have a toast to the girl in aisle 10. You came in here again. I'm drinking by the copier. I made myself a promise. Now what was that? That I would finally talk to her. As I remain stable, I take another drink for you. I set it on the table. Whoa, whoa. I'm sure I look a drunken fool. I'm seeing two. Whoa. And in my lonely eyes, I see myself in eloquent stride. In a sharp tuxedo, it goes nothing to her. Hello, Allison. I wanna hold your hand. I
so well.